poco dovrei avvistare il Fujiyama. E quello cos'è? Ha un aspetto mostruoso. Strano. La radio è disturbata. Non riesco a rimanere in contatto. Sta costeggiando il monte Fujiyama. Accidenti, l'ho perduto. È molto più veloce di me. È decisamente qualcosa di strano in lui. Qui disco terrestre X7. Se mi ricevete, mettetevi in contatto sul canale 5. Coordinate 15, 7, AB2. Ricevuto. Bene arrivato. Hai avuto delle difficoltà durante il volo? Nessuna. Il dottor Procton, immagino, il direttore del centro. Molto lieto. Altrettanto. In fondo il nostro Alcor è quasi uno spaziale. Ha molta esperienza. Il progetto e la costruzione di quel disco volante sono suoi. È un autentico gioiello. Dottor Procton, il radar spaziale segnala un oggetto volante non identificato in... Che cosa sta accadendo, padre? Yamada, dobbiamo analizzarne la composizione. Cercano me, l'unica cosa che mi resta da fare è affrontarli. Che cosa intendi fare? Questo pesce arrosto è delizioso, assaggia. Lo so. Sei un essere ignobile. Altrettanto. Padre, questi fenomeni possono essere provocati da raggi protonici. Stavo per dimenticarmi. Vorrei uscire immediatamente in ricognizione. Questo trasformerà la catastrofe che stava per colpirci in una vittoria. Non è il momento per le congratulazioni. Il problema è come reagirà il nemico. Qui disco terrestre X7. Se mi ricevete, mettetevi in contatto sul canale 5. Specificate la vostra provenienza. Passo. Il radar spaziale aveva avvistato l'avvicinarsi di un oggetto volante sconosciuto. Posso uscire con Goldrake e stare in guardia. Ma che ti prende, amico? Oactarus, per il momento resterai qui, pronto ad intervenire in loro aiuto in caso di emergenza. Yamada, quale traiettoria sta seguendo? Avanti. Vediamo i particolari. Siete pronti? Sì, pronti. Bene, il destino della Terra intera dipende da questa operazione. Conto su di te. D'accordo. In azione! Avanti! 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 Muoviti! Obiettivo può avere, non riesco a capire. Giravolta spaziale! Cosa? Actarus! Sto bene! Alcor, rispondi per favore! Si è sacrificato per me. Braccio antigravità!
Si sta allontanando senza attaccarmi. Dimmi chi sei, voglio sapere. Secondo me i raggi protonici hanno danneggiato il suo centro di controllo. Non ho tempo da perdere.